Il gruppo della Fratellanza dei Volontari della Parrocchia della Natività di Maria Vergine ha dato vita per la 38ª edizione alla prima cena di Natale della Fratellanza Solidarietà in Reggia nella Galleria di Diana, con i 400 cittadini che hanno dato adesione. A fare gli onori di casa per l'amministrazione comunale di Venaria, l'assessora Antonella D'Afflitto. Siamo in questo contesto magico della Galleria di Diana in Reggia, a Venaria Reale. È una serata davvero speciale in cui siamo riusciti, grazie al supporto del Consorzio delle Regge Sabaude, alla Reggia della Venaria, alla Regione e al suo Consiglio di Amministrazione, a poter ospitare il gruppo della Fratellanza della Parrocchia di Santa Maria per quello che è il loro pranzo che da anni portano avanti. Abbiamo potuto regalargli questa location speciale per davvero un trionfo di solidarietà e convivialità. Il gruppo della Fratellanza questa sera può portare avanti un progetto meraviglioso che è la cena di Natale della solidarietà e della fratellanza in un luogo fantastico come la Reggia di Venaria, che consente a loro di poter avere 400 commensali che consentono ovviamente di poter raccogliere più fondi per le opere per tutti coloro che hanno il supporto della parrocchia e delle Caritas della città. Siamo felici che moltissimi hanno aderito al loro progetto e al loro invito. Noi ci inchiniamo solo a tutto quello che fanno i volontari, a tutto quello che loro fanno da sempre. Un grazie grande a Pina Scrudato che guida la brigata di cucina, a tutti i volontari, a suo marito Francesco Scrudato, a tutta la fratellanza per tutto quello che fa da sempre. Noi ci siamo limitati a portare avanti un progetto e a proporre di aprire le porte della Reggia a tutti costoro. Credo che il colpo d'occhio di queste tavolate, la serenità di tantissimi cittadini che sono felici di pranzare qui per aiutarne altri, credo che dica quanto è importante essere uniti, quanto è importante dare attenzione all'altro e aiutarsi. Per questo progetto anche il sindaco e la giunta che lo hanno immediatamente sposato e compreso. Ringrazio la presidente Zini, ringrazio il direttore Turetta della Venaria Reale, ringrazio l'assessorato alla cultura della Regione Piemonte e tutto il consorzio delle Regge Sabaude per avere compreso il valore di questo progetto, la finalità, la semplicità di che cosa significa essere uniti, fare rete e aiutarsi. Le associazioni si sono molto sostenute, è meraviglioso l'intervento dei cittadini nell'aiutare il gruppo della Fratellanza nel portare piatti, posate, bicchieri. Ancora oggi alle 5 una persona ha letto su Facebook che non c'erano le bottiglie dello spumante e ha portato 60 bottiglie di spumante per il brindisi per tutti. Questo è davvero essere attenti all'altro e solidarietà. Grazie al gruppo della Fratellanza. Grazie a tutti. Soddisfattissimi Francesco e Pina Scrudato del gruppo La Fratellanza. Sono felice e sono contenta perché 450 persone è una cosa alla grande. Non so, non so neanche come mi chiamo in questo momento, però sono felice. Sono emozionatissimo per la bellissima serata di questa sera. Devo dire una cosa, la città dopo tantissimi anni si è appropriata, anche se simbolicamente per pochissime ore, della Reggia di Venaria di nuovo. Credo che mai ci siano stati tanti venariesi all'interno della Galleria Diana di poter pranzare tutti assieme. E diciamolo pure, di un certo ceto sociale. Era impensabile, non era neanche nei nostri sogni. Ci hanno fatto questa proposta e l'abbiamo subito accettata, sapendo il grosso lavoro che c'era da fare. Devo dire così, un grazie a tutto il gruppo della Fratellanza, che lo zoccolo duro è formato da una ventina di persone, ma questa sera c'è più di 60 persone della parrocchia che stanno dando l'anima.
ma sono tutti felici, sono tutti contenti di vedere tante persone attorno nei tavoli felicissimi. Nessuno avrebbe mai, tantissime di queste persone sicuramente non si sarebbe mai sognato di cenare dentro la Galleria Diana. Siamo felici, stanchi, soddisfatti e grazie a chi ci ha permesso questa cosa. Bisogna dire che tante sono state le persone impegnate, dalla presidenza della Residenze Sabaude, l'assessore alla cultura della regione, l'assessore alla cultura di Venaria, tantissime persone, non faccio i nomi, ma grazie a tutti loro e grazie a tutti quelli che hanno partecipato e grazie a lei che ci ha dedicato l'anima, anche a tutto il gruppo della Fratellanza, i migliori ringraziamenti vanno a loro. Grazie, scusate. La solidarietà vince ancora, come ha affermato il parroco Don Martino Botero Gomez. La solidarietà vince ancora, è vero. Vedere tanta gente così è veramente incoraggiante, quindi rispecchia la sensibilità e la generosità di tante persone, di Venaria in modo particolare, quindi sono contento. Questa iniziativa del pranzo della Fratellanza, che oggi, stasera, è diventata la cena della Fratellanza, è un segno enorme di collaborazione e di generosità e solidarietà, quindi il fatto di trovarsi, di mettere a disposizione le proprie forze, le proprie capacità, le proprie risorse, pensando a chi ha veramente bisogno di questi gesti e di queste risorse, è veramente una cosa bella e incoraggiante per Venaria e per la nostra parrocchia. Sono contentissimo, 2 mesi fa c'era questa grande festa nella quale noi accoglievamo questa nuova comunità, questa nuova fraternità, suore del figlie del Fiat, che vuol dire figlie del sì di Maria, una disponibilità permanente al servizio, e così lo stanno dimostrando loro. Quindi la gente, la comunità è molto contenta, la loro gioia, la loro disponibilità e fondamentalmente questa presenza sempre gioiosa nel confronto delle persone che si avvicinano e le persone alle quali loro certamente rivolgono un loro messaggio di speranza e di amicizia fondamentalmente. L'augurio, come dicevo all'inizio di questa cena della Fratellanza, è quello di essere un segno vivente e credibile del Natale, quindi Natale pace, Natale perdono, Natale sincerità e misericordia e servizio e donazione. Essere un segno vivente e credibile vuol dire diventare un dono per gli altri, diventare con i nostri gesti un modo per accogliere le persone, per far sentire le persone importanti e amate. Soddisfatta del progetto, Paola Zini, presidente della Reggia di Venaria. Questa sera la Reggia apre le sue porte alla solidarietà. Siamo molto soddisfatti di questo progetto che nasce in collaborazione dalla Regione Piemonte e dalla città di Venaria, che sono 2 soci fondatori del consorzio della Reggia di Venaria, che abbiamo accettato subito con grande soddisfazione, perché pensiamo che la Reggia sia una Reggia aperta a tutti, e quindi una cena come questa rappresenta esattamente questo concetto che per la Reggia è importante. Anche il legame con la cittadinanza di Venaria per noi è un altro elemento. Questa sera ci sono molti venariesi, a noi piacerebbe che tutti i cittadini di Venaria si sentissero sempre parte di questo posto, e quindi questa serata per noi rappresenta veramente una serata fondamentale per la Reggia. Alla serata è intervenuta anche l'assessore regionale alla cultura Antonella Parigi. Una bellissima serata, ma non solo di solidarietà, di fratellanza, ma anche un modo di rendere utile a tutta la popolazione, a questo territorio, questo bellissimo bene culturale che si deve aprire sempre di più a questa città. Io quest'anno sono molto contenta perché anche il villaggio di Babbo Natale, insomma, coopera a far di Venaria un punto di riferimento sul Natale, sulla solidarietà e sulla fratellanza.